Mark Segonline con Fabrizio Pau che ci racconta la sua vicinanza a Sant'Efisio. La vicinanza per quanto riguarda Sant'Efisio è radicata ormai dalla parte della famiglia di mia madre dalla fine dell'Ottocento, perciò già dai miei bisnonni ai miei nonni e alla famiglia di mia madre, comprese sorelle di mia madre. Ci sono ormai nella confraternita 30 anni, avevo 18 anni quando avevo deciso di far parte della confraternita. C'è tutto un entourage da seguire, che è quello comunque una volta inoltrata una domanda alla confraternita del Gonfalone, c'è il detto noviziato che all'epoca durava 2 anni. Una volta entrato a far parte con tutti i meriti e diritti dentro la confraternita, avevo scelto poi di far parte del gruppo della guardiania. La guardiania che è la scorta d'onore del santo, poi ha avuto svariati ruoli all'interno della confraternita, tra cui quello più importante di essere il primo guardiano capo, che ho avuto l'onore per 3 anni consecutivi di fare lo scioglimento del voto. La famiglia di mia madre è abbastanza radicata all'inizio del Novecento. Perdonami Maurizio, ricordiamo il nome di tua mamma? Allora, mia madre si chiama Paci Antonella, che l'ultimo triennio è stata lei la priora. La priora è la responsabile del ramo femminile, perciò lei si occupa per quanto riguarda sia il tenimento anche della chiesa, ma anche l'andamento delle stesse consorelle. Perciò lei è il punto di riferimento per tutte le altre consorelle. Già da mia nonna, ma anche da mia bisnonna, da miei nonni e da miei bisnonni erano componenti della confraternita, perciò noi siamo cresciuti con pane e Sant'Efisio, questo è sicuramente così. Il fatto poi che io vivo a Pula non è causa, cioè voglio dire, non ho dal punto di vista parenti di sangue, ma è stato il motivo che comunque con Pula abbiamo avuto sempre l'avvicinarsi, perché proprio in occasione della festa di Sant'Efisio, e così è stato che mio padre si è comprato un pezzo di terra e si è costruito la casa. Vivo a Pula ormai da 30 anni, perciò per me la festa di Sant'Efisio viene comunque sia festeggiata doppiamente, perciò Cagliari e poi all'arrivo del paese, comunque sia della mia residenza, che comunque vedo che si impegna anche il comune di Pula a far sì che questa festa sia molto bella. C'è un cagliaritano doc come Fabrizio Pau che Sant'Efisio ha portato a Pula. Io ringrazio Sant'Efisio perché comunque sia di avermi fatto comunque avere la possibilità di vivere anche in un bellissimo paese. Spero ancora di essere gradito residente. Ci sai raccontare e aggiungi qualcosa sul cammino di Sant'Efisio? Il cammino di Sant'Efisio di anno in anno cresce, perché comunque si vede da tutta la popolazione, della gente che forse per curiosità all'inizio, ma anche per devozione, perché comunque poi alla fine si vedono delle persone che ormai, come ho detto prima, io ci sono 30 anni all'interno della confraternita, perciò ci diamo l'appuntamento proprio il 1° maggio, proprio per seguire poi il pellegrinaggio, e poi alla fine, che una volta finito Sant'Efisio, di queste persone non si vede più, ci si rivede, ci si risaluta e ci si dà l'arrivederci per l'anno a venire, e questa è una cosa molto particolare e molto bella, ma comunque vedo che dal punto di vista di attaccamento di fede la situazione della gioventù specialmente è molto più presente. 4 giorni di sagra. 4 giorni di sagra, detti così velocemente, purtroppo sono anche pochi per noi che facciamo parte della confraternita, perché comunque dal primo al 4 sono volano, un susseguirsi di emozioni, un susseguirsi anche di spaventi, disperazioni, di agitazioni, bisogna comunque fare tutto quello che c'è da fare, sempre con l'onfiata anche un pochettino così, non dico spaventato, però io ho avuto il ruolo di farlo anche come presidente, ho anche un modo di fare, di essere una persona che voglio fare le cose per bene, perciò ho sempre sperato che tutto andasse bene. La cultura sarda in 4 giorni, tutta Cagliari, grazie a Sant'Efisio. Grazie a Sant'Efisio, molta gente si dovrebbe inginocchiare, specialmente su Sant'Efisio, perché Sant'Efisio spalanca molte porte, non porte, portoni secondo me, perché comunque oggi la processione del 1° maggio apre anche le frontiere del turismo, e perciò grazie a Sant'Efisio. Un'ultima cosa vuoi aggiungere?
Fede e Sant'Efisio? Faccio parte ormai, come detto prima, 30 anni e Sant'Efisio non si può toccare. È una cosa che se non te lo senti dentro, forse io sono stato più fortunato perché io ho vissuto in Piazzetta Sant'Efisio dall'età, io sono nato nel periodo di festa di Sant'Efisio, perciò forse per me è una cosa più, diciamo sì, l'attaccamento alla fede sì, ok, però più che altro è un fatto, come non so neanche come spiegarlo, io sono cresciuto, non si può dire un qualcosa quando è così. È nel DNA. È nel DNA, esatto, proprio nel DNA. Ringrazio ancora a chi mi ha fatto nascere là, in questo caso mia madre, tutto qua. Sant'Efisio UNESCO? Sant'Efisio UNESCO, e stiamo sempre aspettando questo diciamo questo riconoscimento, che poi non è Sant'Efisio, ma sarà soltanto riconosciuto lo scioglimento del voto, ricordiamoci questo, perché la festa in se stessa è una festa religiosa, perciò non può ambire a essere al, come si chiama, riconoscimento dell'UNESCO, è soltanto lo scioglimento che speriamo ancora, perché ci sono studi, ci sono comunque sia candidature da tutte le parti, insomma so che c'era anche Pisa ultimamente. Speriamo che Sant'Efisio faccia la grazia in questo perché caso. Per la Sardegna sarebbe... Per Cagliari e per tutta la Sardegna, insomma, e per tutta la sua festa, perché comunque il riconoscimento dell'UNESCO comunque ne va a vantaggio anche agli altri paesi che comunque toccano la festa di Sant'Efisio. Che sono, ricordiamolo? Sono Pula, Villa San Pietro e San Rocco. E diciamo anche in parte Capoterra che lo rivendica. Capoterra, scusa, non me ne vogliono gli amici di Capoterra, che tra l'altro Capoterra Casa Spadaccina. È anche il paese con la chiesa dedicata, intitolata a Sant'Efisio, che dal punto di vista della arcidiocesi è l'unica chiesa intitolata a Sant'Efisio, perciò è molto più importante quella parte là, Benissimo, anche Giorgino, per quanto riguarda lì è una volontà da parte del Conte Ciarella, perciò nel 1827 c'è un testamento che appunto raccoglie poi i discendenti della famiglia Ballero attualmente, e dove appunto loro conservano per tutto l'arco dell'anno il cocchio di campagna, e poi loro hanno un compito, quello della vestizione dei manti di gala a quelli di campagna, e poi conservano tutto quello che comunque Sant'Efisio ha di oro votivo, insomma gli ori più importanti, tra cui un bellissimo prezioso donato da Maria Teresa d'Austria, che è un pendentif del 1812. Poi c'è la famiglia Villahermosa, che lo stesso è una bellissima, forse il posto più emblematico della processione di Sant'Efisio, il parco di Villa Dorri, la stessa tenuta, la cappella intitolata al Carmelo, la famiglia Villahermosa, anche loro da parte di famiglia, Don Stefano Manca, primo marchese di Villahermosa, era primo guardiano capo dell'Arciconfratria del Gonfalone, perciò lui con tutto il suo gruppo di amici fa sì che la famiglia Savoia diventano componenti della confraternita di Gonfalone. Che erano a quei tempi dei nobili. Erano i Savoia, era il viceré Sabaudo, perciò venuto da Torino ospite a casa del Marchese per 15 anni quasi, e lo stesso Marchese fa sì che lui faccia parte della confraternita di Gonfalone. Ricordo anche che Carlo Felice di Savoia è detto anche protettore della confraternita del Gonfalone. Allora ci incontreremo ancora in questa sagra fra 15 giorni? 15 giorni, speriamo di non essere agitato. Sicuramente sarà all'altezza. Grazie mille. Grazie a voi. A presto.